già da un po' su questo tritone, non in senso di pesce, ma di neve tritata dalle motoslitte. Il sole sorge adesso, io sono già abbastanza inoltrato. Oh, eccoci qua al Miseren. Anche oggi Dondena spazzata da venti paurosi. Qua sono un po' più protetto, ma ero tipo Don Chisciotte contro i mulini a vento. Qua c'è il Miseren. Qua sembra di essere in Antartide, c'è tutto il lago gelato. E là c'è l'acqua in Costanza. Quella è la Torre Ponton, la Tersiva, il De là e il Glacé. Ecco, non c'è più vento però. Ora devo andare lì, qui devo inventarmi qualcosa, per forza. Arrivo tutto da di là, ecco qua, così, da dietro. Là si vede il lago ghiacciato e coperto di neve. Ecco, sono sotto i pendiriti, dietro non si vede. La staccata di là, così di là. Io ora mi studio che strada fare, cerco di fare la migliore e ci provo. Bisognerebbe arrivare al colle, quello là. E poi si fa tutta la cresta, così. Questa è la via. Vediamo un pochettino, devo studiare bene sto pezzo, bene, bene, bene. E qua c'è, là si vede il De là e il Glacé a sinistra. E quello là, la Sidone d'Ave di Chaland, e poi il Corno Bianco si vede bene. E così, insomma, è lunghissima, eterna. Ma è difficile fino a qua, ma con i venti che ho trovato, là è stato veramente da star male. Qua invece è più protetto, però le creste sono spazzate, quindi vediamo. Ecco, mi trovo in una zona un po' delicata. Infatti ogni tanto mi viene il cagottino in mano, perché sento venire giù la neve e poi effettivamente viene giù da qua, però è la neve ventata, per cui non è, insomma adesso che mi ci trovo non è proprio simpatico stare qua. I pendii sono molto ripidi, sto tagliando di brutto, che non è ormai una bella cosa, però l'ho preso nel punto che mi sembra più sicuro. Di là si vede tutto un lunghissimo eterno sviluppo, quello là in mezzo è quel panettone del Rashas, qui la rosa di Banchi. Insomma, la questione è tagliare qua, che non è mai bello tagliare, e beccare il colle là in alto. E insomma, me la filo via, va, da qua. Ecco, tutto il taglione che ho fatto è là tutta la via di salita, è tutta zigzag nel ripidone, e poi là tutte le vallate d'arrivo fino in fondo Dondena e dietro a quel panettone del Rashas. Dov'è là? Ma in fondo. Ecco, non credo che sia proprio una manovra da manualistica dello scialpinismo, perché mai tagliare i pendii così, però notare che io ho fatto uno spallone prima, poi ho tagliato sopra le rocce dove c'è poca neve, là, anche se scivolavo di brutto non ho messo i coltelli, quindi non staccava, e poi sto pezzo qua, ma su una lacanala che ha già staccato, là si vede la mega fetta che ha staccato, e insomma non so, anche qua non sono in un bel punto, però ora c'ho questo canalino sicuro, protettissimo e meno pendente, e poi sono sotto al colle, per cui insomma sicuramente i miei capelli grigi oggi sono aumentati. Però, insomma, dai, si studia un po' e si fanno, ecco, insomma. E, cioè, non, come dice il detto, don't try this at home, quindi, non è che, però, insomma, dai, l'ho fatta. All'andata, in discesa, sarà un po' più tranquilla, credo, non lo so. Ecco, tutta zona del Miseren, una cosa è buona, la spunta del Monte Rosa. Questa è buona, sì, ma buona è che il vento è solo nelle creste là, qua non c'è, sono ben protetto e il sole comincia anche a scaldare. Ecco qua la disperata salita su questi pendii ripidi e forse anche un po' esposti, e poi tutto là in fondo si vede là sotto fino a giù, poi arrivo da di là di là. Insomma, come dice il mio carissimo amico, agevole mia Troit, però vedo dal colle corniciatissimo. Adesso farò un bel taglione anche qua e vedo di arrivare là. Qua una bella fetta che si è staccata, e qua si vede tutto lo screpolame di neve e la colata fin là. Vabbè, dai, sono quasi al colle, eh? Giornata bella, bella, bella. Rosa dei Banchi dietro di me, e io sono qua su, là sotto il lago Miseren, un bel piattone gelato adesso.
Questa cornice pazzesca, verticale. Sembra un half pipe o un'onda oceanica di quelle gigantesche. Ecco la cresta. Adesso li parcheggerò gli sci. Qui c'è un po' di vento, comincia. Si vede il bianco, gran paradiso Grivola, buon viso, si vede bene, via di salita, si vede anche il deposito sci, là sotto qui c'è una cupolina nevosa, rosa dei banchi e di là il fondovalle. Adesso io provo a salire in cima, sono in ginocchio da te, ecco cresta finale, un pelino aereo, neanche tanto, e ci siamo, là in combra aggressiva, e qua tutta la bella cresta di salita, mai difficilissima, per niente, anzi molto godibile. Dai, ultimo strappo e ci siamo, la sbucarrosa e bla bla. Ok, ecco qua c'è un traversino infelice, ma si fa, tenendovi bene qua la roccia, un po' scalettando, ho abbandonato la cresta, mi faccio la paritozza e poi ritorno in cresta, devo giungere lì e poi scolletto di là, Eccoci lì sulla Becco Stazza, là si vede un viso, qua c'è la croce di vetta e qua il panorama spaziale su buona parte della Valle d'Aosta, qua c'è il Vile Monte Rosa su tutti, invece qua c'è il Gran Combene in fondo e la Tersiva bella qua imponente, e là in fondo il Monte Bianco, quella è la Grivola e là il Gran Paradiso. Voilà. Ecco, sulla Becco Stazza c'ero stato 4 anni fa, in un giorno del mio compleanno, l'avevo festeggiato qua. Ovviamente non era inverno, ho fatto tutto in asciutto. Oggi l'ho fatto in invernale. Bellissima giornata, guardate che roba. E alla fine la salita, la cresta finale, diciamo che assomiglia un po' al Gran Turnalen, secondo me, sì, come difficoltà più o meno è così. Cielo pulitissimo, Monviso là in fondo, si vede bene. Questa è la via del rientro, ma quello che si vede fino in fondo sarà se no il 40-45%, e poi c'è tutto il resto, quindi è lunghissima però spettacolare. Peccato che qua tirano sempre bufere pazzesche, ma oggi, tenuto conto del clima che c'è sempre qua, mi è anche andata bene, devo dire. Fa freddo adesso qua su, me la filo giù al volo perché dopo dovrebbe fare un po' brutto, quindi cerco di filarmela, e ci sono diversi passaggi sia alpinistici che con gli sci che non sono facili per niente. Comunque è un bel allineamento di cozza e ecco tutta la cresta da fare, questo è il primo pezzo, è tutta così fino a giù, quindi trovando i passaggi meno male si fa, però insomma richiede un certo impegno e concentrazione. Wow, ecco il crestino, bello affilatino. Ecco, ogni tanto si spunna dove c'è la neve, qui c'è la calotta metà cresta, facile ma spunnosa. Qua siamo all'altezza della cresta della Rosa dei Banchi. Ecco qua, ultimo tratto di cresta e deposito sci là. C'è questo altro pezzettino, un discreto. Ecco. Ecco, un bel passaggio tra due gendarmi. E là si vedono gli sci.
Wow, eccoli là. Oh, eccoci al deposito sci. Primo pezzo di cresta. Oh, sono sceso dall'onda, dal verticalone al pipe, spettacolo. E adesso giù, per questi canaloni. Ecco la traccia di salita, tutta fino in fondo. Fino in fondo là al Miseren. E ora ci devo arrivare con gli sci. Primo step. Eccola là, tutta la discesa, la traccia. Tutto quel vallone, traversino, canaletto là. E poi da dietro il colle, dove c'è l'half pipe. Ecco tutta la via di discesa e di salita, ovviamente. E via al volo, perché avevo paura che mi scaricasse da dietro, ma è andata bene, va là. E ora giù di qua. Eccola, wow, stupendo. Eccola la cima, il colle e tutto il pezzo ripido. Fatto questo, ora qua, da qua in poi, a parte sto anche salitino del cavolo, è tutta una roba semplice, fino giù ad Ondena. Giusto un po' orientarsi, vedere un po' dove andare, ma la giornata è incredibilmente, si è stabilizzata ulteriormente, pensavo peggiorasse, invece si sta anche bene al sole e zero vento, mentre stamattina c'era una bufera che volevo quasi rinunciare, e invece va, si è calmato. Pazzesco, Anche qua è da vie de Schialp sono infinite, mamma mia che roba, è un bel tuchet quello lì, Si vede anche l'half pipe, l'onda. Ah, adesso il sole è caldo, infatti mi sto un po' spogliando e adesso seguo la mia traccia, poi altre balze, poi il Miseren. Eccoci al Miseren a fare uno spuntino, ma... La via è ancora lunga, c'è ancora un bel po' di strada da fare. Sarò sceno a metà. Qua siamo 2005. Quello è il vecchio oratorio. Qua vecchie baite. Lì si vede tutta la via di salita che ho fatto fino al colle e la punta della Beccostazza. Allora, stamattina qua c'era una bufera. Adesso è veramente bello. Quella è la Torre Ponton. Quella è la Tersiva. Questo è proprio un rifugio, eccolo qua, sono proprio sotto, sulle panche. E adesso io scendo di là, giù di là, dove si vedono le dame di Challand in fondo. Bene, finisco lo spuntino, rimetto le pelli, perché adesso devo salire un attimino su lì dove c'è il Super Phoenix, e poi dopo si ridiscende tutto con gli sci. Allora, si sta da Dio qua, bello, bello. Mi ricordo quando avevo fatto qua il compleanno, anche qua, poi ero sceso dalla Beccostazza. Però era tutto asciutto, invece oggi siamo in invernale. Spettacolare, bello. Quel panettone del Rashas. Ora devo ripellato, devo salire su là. Poi dietro quella gobba c'è il Super Phoenix, si intravede. E da lì tutto a mezza costa, tutto sui piedi fino poi a giù. Diciamo alla macchina. Ancora lunghissima. Quando saremo a metà al Super Phoenix come sviluppo. Però dopo aver rifatto sta pellata e risalito là sopra... È tutta discesa. E là c'è il de là e il glacier. E quello là è il Muzzailon. Ecco qua, si vede lì a destra il Miseren. E tutta poi la via di salita fino alla cima. E rientro da quel ripidissimo canalone, il colle e poi tutta la cresta. Bene. Qua ci sono tutte le valli glaciali della Rosa dei Banchi. Qua sono sotto a quel panettone del Rashas. Adesso gli corro tutto sotto. Da qua tolgo le pelli e poi tutta discesa fino giù. Vanno avanti il Grasset e il de là. Ecco, qua ci sono gli ultimi valloni di discesa. Ormai sono ad Ondena, là si vede il rifugio, eccolo là. E poi si imbocca la Poderale là, tutta innevata, quasi piatta. Quindi si scia poco, dovrò un po' palettare. E poi in fondo alla valle ci sarà l'arrivo. Quindi è ancora lunga, ma... Questo vallone ormai è terminato e poi c'è tutta la strada da fare. Boh, detto questo, ci lasciamo la valle di Dondena. Giornata bellissima, non me l'aspettavo così bella. Invece a parte il vento pazzesco iniziale, poi si è risolto in maniera spettacolare. Ora qualche passaggio nuvoloso, ma si sta anche bene. Là c'è lo squalidissimo Super Phoenix. E vabbè, del resto si vede che se serve lo
lo facciamo andare. Là in fondo c'è il Nerile da Medicialand e quindi noi salutiamo. Ciao. Ho notato che lungo sta strada ogni tanto ci sono delle belle palestrine di roccia sulla sinistra, ovviamente. Ci sono dei muri con tutti attrezzati, con le frettucce, i moschettoni, i rinvii. Bello, non lo sapevo, non me ne ero mai accorto. Ecco, tipo ste balze così, bello.